Pronto? Oh, bella, sono Luca. Luca chi? Luca, l'amico de Furbietto. Ah, Luca, sì. Ciao Luca, come stai? Bene, tutto a posto. Te? Tutto a posto come al solito. Senti, ma... I barattoli, no? Sì, barattoli. Guarda, dei barattoli però me ne sono rimasti tre, sono pochi? Non lo so. E se no c'ho lo shampoo. Ah, lo shampoo. E com'è? Com'è lo shampoo? Guarda, lo shampoo è ottimo, mi è appena arrivato, è delicato, però fa il suo dovere. Ah, ottimo. Ottimo. E quindi a quanto? Dipende da quanto te ne serve. Non lo so, che duri... Almeno una settimana. Dipende in quanti lo usate. Quanto tempo ve lavate. Quante volte al giorno, in settimana, che ne so io. Vabbè, sì, dai, allora va bene. Va bene che? Non lo so, qualunque cosa. Ho capito, dai, faccio io. Sì, fai te. Vabbè, allora faccio io. Ma... È sempre a 7, giusto? No. A 7 i barattoli. Lo shampoo a 15. 15? Però, se prendi 3 litri, te lo posso abbassare a 12. 3 litri? 3 litri... Dai, facciamo tra martedì e giovedì. Ah, mercoledì, quindi... No! Non mercoledì. Tra martedì e giovedì. Ah, ho capito. E dove quindi? Come al solito, all'ippodromo. All'ippodromo? Oh, al solito posto, dai. E sarebbe l'ippodromo? Oh. Quello che sta tra il bingo e negozio di caccia e pesca. Oh, hai capito? Ah, no, scusa, ero un attimo sopra il pensiero. Quindi, ricapitolando, allora, 3 galloni di shampoo tra martedì e giovedì all'ippodromo tra caccia e pesca con l'insegna blu, giusto? Oh, bravo, senti, mo te lascio e devo finire sta partita a PES. Aspetta, scusa, ma a che ora, scusa? Quando il sole volgerà il suo sguardo a nord, mi troverà dove i crepuscoli d'alba rivelano il sentiero nella foresta al cavaliere senza macchia. Che? Luca, c'ha da serba, sì o no? Raga, non lo so, non ci ho capito un cazzo. Pronto? Pronto? Sergio, senti, ci porti 20 euro d'erba, per favore? Ok, tra un quarto d'ora. Ciao. Che cazzo? Dai, su, ci vola tanto. Sto coso criptico, manco fossimo in guerra fredda. E c'ha ragione, lui è frocio, però c'ha ragione. Lui è frocio, ma sa quello che dice.